Salve YouTube e benvenuti alla mia recensione di La Volantola. Poiché dite sempre che sono prolisso, andiamo veloci. La premessa del film è abbastanza intuitiva. Dei ragni giganti escono dal sottosuolo e attaccano Los Angeles. Starà al nostro eroe combattere questi ragni e salvare la città. I personaggi sono sorprendentemente interessanti e divertenti per un film di questo tipo. Il nostro protagonista è interpretato da Steve Guttenberg, che ricorderete per i film di Scuola di Polizia. È un attore di film d'azione che sta girando il suo ultimo film quando avviene l'attacco dei ragni. È famoso per battute come queste. Nice nose. Nice tattoo. Nice tentacle. A differenza di molti film scritti male e abbastanza maschilisti, la moglie non è una palla al piede in questo film. La moglie è un personaggio che fa del suo meglio per aiutare gli altri, che fa il culo a molti ragni in questo film e che è assolutamente un aiuto per il marito e per il figlio fino alla fine. Lo so, perché le armi sarebbero affilate, perché il fucile sarebbe carico. Che vi frega, è fantastico. Anche qui, a differenza di molti altri film, il figlio non è un rompiscatole, non è una palla al piede e non sta sempre a lamentarsi. Il figlio in questo film è forte, combatte i ragni, trova un modo di tenerli a distanza, aiuta due suoi amici che si sono feriti e aiuta il padre e la madre. Are you sure you know what you're doing? You have to trust me. Okay, you need to treat this. I got this! I got it! Ci sono poi vari personaggi secondari e sono tutti, vi dirò, molto simpatici e di grande intrattenimento. Abbiamo, per esempio, i tecnici degli effetti speciali che lavorano da anni con il protagonista e sono tra i suoi migliori amici. Sono molto simpatici e divertenti, ma per tutto il film c'era qualcosa di questi personaggi che sembrava familiare e non riuscivo a capire perché. Il perché lo vedrete alla fine della recensione. C'è poi il personaggio che io ho ribattezzato il fanboy. Questo personaggio è un ragazzo più giovane del protagonista che è un suo fan sfegatato e che per una serie di eventi si ritrova a lavorare con il suo idolo e ad aiutarlo a sconfiggere i ragni. E in un altro film sarebbe potuto essere irritante o il protagonista l'avrebbe potuto trattare male perché lo trovava fastidioso, e invece l'amicizia che si forma tra i due è veramente carina e è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto. Infine abbiamo il mio personaggio secondario preferito in tutto il film, il pirata. Questo personaggio appare nel film ed è un attore che una volta lavorava con il protagonista e per tutto il film è vestito da pirata e questa cosa è meravigliosa. What the hell is that? Parliamo della storia. Dopo che i ragni attaccano Los Angeles, il nostro eroe deve trovare la moglie e deve trovare il figlio che era uscito senza di lui. Abbiamo quindi una serie di scene molto interessanti, tra cui la moglie che combatte i ragni che avete visto prima e il nostro eroe che ruba un autobus per andare in città. E la scena in cui ruba l'autobus è esilarante. No, wait, you're right. No, better. You and the bus. It would be like awesome PR. Just right there in front of the bus. Okay, that'd be great, Joe.
Joe, a shot right here, right? Oh, you look nice. Need to move back a little bit, okay, Joe. Okay. Move back a little bit, Joe. Okay, just keep moving back. Okay. Yeah, keep moving back. I got it. Yeah. It's called a wide shot. A wide shot? Wide shot, Joe. Yeah. Okay. It's a movie talk, Joe. It's movie talk. You're gonna be making a movie with me. I'm making a movie. It's called Noir. And then you know what, Joe? Another movie talk. It's camera left. That way, exactly, Joe. Yeah. Okay. Yeah. So yeah. Turn that way. And look turn. Toward the trees, Joe. Aim the camera that way. That's it. Aim okay. toward. You know, I'm gonna say action, Joe, like a movie. Absolutely. We're making a great movie, okay. Joe. This is so awesome. I mean, I'm such a big fan. And don't move. Love the first until I say action. Spies. Second one, action. Adoro questa scena. Nel frattempo, il figlio del protagonista si è nascosto con due suoi amici in un magazzino per scappare i ragni. E per quanto il figlio del protagonista si impegni, non riesce a salvare i suoi due amici che vengono attaccati e uccisi dai ragni in due delle morti più cruenti di tutto il film. Jordan. Dude. Ammetto che non mi aspettavo delle morti così cruente da un film del genere e non mi aspettavo che morissero entrambi gli amici del figlio del protagonista. In ogni caso è una scena fantastica. Il protagonista e la moglie si ritrovano e insieme vanno a cercare il figlio. Va detto che in questo film l'esercito è la cosa più inutile che si sia mai vista. C'è l'esercito in questo film, ma se non ci fosse non cambierebbe assolutamente niente, perché con tutte quelle armi non riescono a fermare neanche un singolo ragno. Tra l'altro, la battuta "Clever Girl" che dice il soldato è palesemente una citazione di Jurassic Park. Il protagonista, il fanboy e il pirata erano stati prima in un museo in cui avevano incontrato uno scienziato. Questo scienziato è riuscito a capire dove si trovano i vari nidi dei ragni, dove si trovano le grotte e come queste grotte sono collegate e cosa bisogna distruggere. Lo scienziato dice che c'è una regina e che se si distrugge la regina si distruggerà tutto il nido. Science ex machina. Il museo viene però attaccato dai ragni e i nostri eroi devono scappare e purtroppo il mio personaggio preferito viene ucciso. Parliamo dei ragni. I ragni in questo film sono fatti abbastanza bene, tenete a mente che è un film TV, quindi non può avere un budget enorme. Ma i ragni sono fatti bene e sono fichi perché il design li fa sembrare fatti tipo di magma, di ossidiana, e sputano fuoco e lava e non ha assolutamente una spiegazione scientifica, ma chi se ne frega, è fichissimo. E nel film ci sono essenzialmente tre tipi di ragni. Ci sono i ragni piccoli, i ragni grandi e la regina, che è gigantesca, come è doveroso in film di questo tipo. Epico. Il protagonista e la moglie sono riusciti alla fine a trovare il figlio, e ora che la famiglia è riunita, insieme ai tecnici degli effetti speciali e tutte le persone che lavoravano al film, creano un piano per sconfiggere la regina e distruggere i nidi. Il piano consiste essenzialmente nel trovare le grotte che si erano viste prima, distruggerle con delle bombe e far uscire poi la regina, per poi ucciderla.
Il piano però non sta funzionando e c'è bisogno che qualcuno prenda la situazione in mano. E qui c'è la chicca. Il nostro protagonista era una volta famoso per aver interpretato un supereroe. Il supereroe con il costume più brutto che si sia mai visto. Io l'ho ribattezzato l'uomo pastello a cera oppure l'uomo dildo volante. E questo ci porta al culmine del film, in un epico scontro tra il nostro eroe e il ragno gigante, la regina. Ed è una cosa di proporzioni epiche. Infine, il nostro eroe e la famiglia se ne vanno trionfanti e felici insieme. I smell a sequel coming on. Red Rocket 2? Attack of the Lavalangelas. Everybody gets a suit. I want a suit. Well, you can put me in mine. Wow! Red Rocket in the house, yo. We're thinking about all kinds of Red Rocket products. Red Rocket tacos. Red Rocket lipstick. Red Rocket lipstick. Red Rocket Ritos. Red Ritos. Red Rocket Red Rocket rockets. Red Rocket rockets. Red Rocket. Fulton West has saved Los Angeles. We've already said publicly, not one is left alive. Fulton West is a real life. And many wonder aloud if this is the last we've seen of the Lavalangelas. E questa era La Valantula. È un brutto film? Io mi sentirei di dire no. Lasciate che vi spieghi. Ci sono film che sono belli perché vogliono essere belli e dicono qualcosa di importante. Ci sono poi quei film che sono orrendi, ma tu ti diverti a riderne. Film come The Room, You are tearing me apart, Lisa! oppure Troll 2, o Birdemic. La vita è bella. C'è poi un terzo tipo di film, i film che vogliono essere pacchiani, i film che vogliono farti divertire e sono ben consapevoli di non essere bei film. Film per intenderci come Machete, film che sono quasi satirici o che comunque sono competenti nell'essere ridicoli. E secondo me La Valantula è questo. La Valantula non è un filmone, ma non è neanche un fallimento. La Valantula è un film che è partito con l'intenzione di essere assurdo e divertente, e lo è, ed è scritto molto meglio di tanti altri film. Non ha nessun momento noioso come certi film dell'Asylum, non ha nessun momento offensivo e ha personaggi che ti piacciono e questo lo rende, secondo me, un film divertente. È un capolavoro? È un filmone? No, ma è un film che io vi raccomando e non per prenderlo in giro, ma per passare un'ora e mezza divertente. E questo è più di quanto non si possa dire di tanti, tanti film. Un momento. Ma io ho lasciato una cosa in sospeso. Vi ricordate quando ho detto che i tecnici degli effetti speciali erano familiari ma non riuscivo a inquadrarli? Beh, sono andato a fare delle ricerche su internet, finito il film come faccio sempre, e ho scoperto che erano familiari per un motivo preciso.
Un indizio però lo avevo avuto per questa scena qui. Ebbene sì, questo film è una reunion del cast originale di Scuola di Polizia e abbiamo vari personaggi di quel film. Questa cosa è fantastica ed è un altro motivo per cui secondo me questo film è geniale nel suo modo ridicolo e un altro motivo per cui io ve lo raccomando caldamente. Questo film vi farà divertire, ha tutte le cose che un film dovrebbe avere per farti passare una bella ora e mezza. Come ho detto, non ha niente di profondo, ma da vedere con gli amici o con la ragazza, con i vostri fratelli, con chi volete, solo per ridere e non pensare a nulla, io ve lo raccomando caldamente. Questa era la mia recensione di La Valantula. Spero che vi sia piaciuta e spero che vi piaccia questo format. Credo che questo sia il format migliore per recensire film del genere e cercherò di farlo di nuovo in futuro. Ma prima di andarmene, non pensate che io non pensi a voi, perché adesso c'è la carrellata delle scene più assurde e divertenti del film. Godetevela e ci vediamo la prossima volta. I got shark problems right now.